amici, benvenuti in questo nuovo video, sono Mushix e oggi è sabato, quindi significa che mi hanno dato la paghetta e quindi posso shoppare su Brawl Stars. In realtà ho già shoppato, infatti lo state vedendo, ho 384 gemme. Non ho fatto uno shop pesante perché ancora non mi prende troppissimo, però un po' mi prende. Infatti ho già fatto altre 350 coppe, più o meno ho fatto un bel po' di coppettino, ho rankato un pochettino. E oggi ci spacchettiamo 21 casse, quelle gratis, ok. Poi due mega casse e ci stanno. Poi un'altra mega cassa, no, cassa Brawl, che sta qui, più 150 di energia, che però mi devo da spendere io finalmente, che ho scoperto che l'energia è fondamentale, non è così semplice da trovare. E poi, ragazzi, nello shop abbiamo un nuovo Brawl mistico. Siccome mi manca ancora Tania, non so come si chiama. Tara, ok, se mi manca ancora Tara, spero mi esca quella benedettissima Tara. Giuro, ragazzi, che se esce Mortis spacco qualcosa, porca miseria, perché voglio un altro brawler. E poi vabbè, con le rimanenti gemme vedremo un pochettino cosa riusciamo a combinare. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a spacchettare alla velocità della luce, che porca miseria Flash non ci vede proprio. Ve lo chiede anche il Pollo Ugo di lasciare un bel like, superiamo i 1000 like per un prossimo spacchettamento e i 1200 like per un prossimo spacchettamento con gemme. Quindi diciamo altre 360 gemme, che sono un 20 euro, possono andare per le mie tasche. 21 case da aprirci, iniziamo subito. Magari troviamo un brawler mitico o leggendario anche dentro queste casse, che in realtà fanno un po' schifo, ma va bene. Oh, subito bonus, bigliettino molto molto figo, perché adesso c'è anche il nuovo evento, che è figo, molto figo. Ok, andiamo avanti alla velocità della luce, 18, Brock, Bo, e infine un altro bigliettino, molto molto gradito, fidatevi. Gemme, vorrei avere anche, se possibile, un per due di gettoni, perché mi serve in questo momento. Dai, niente da fare, molto 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 schifusi, diciamo. Non appena arriviamo a che mancano 10 casse, ci apriamo anche la mega, ovviamente. 19, 4, Dynamite, niente di che. Sto andando davvero velocissimo perché vorrei anche fare una bella partitozza assieme a voi. Chissà quante casse servono per trovare un nuovo brawler che sia mitico, super raro o leggendario. Intendo di queste qua normali. Non so qual è la probabilità. Gemme, ottimo, ottimo, le gemme ci stanno. Ok, 17, Brock, Pocio e niente di che. La cosa bella rispetto a Clash Royale è che se ne aprono davvero tantissime di casse, però si trova abbastanza lo schifo all'interno. Quindi vabbè, niente di che. Dai, e tra un po' arriviamo anche all'altra cassa, quella mega, che è molto più difficile da ottenere. Dai, e ultima questa, Colt e Barrel. Riusciremo a trovare qualcosa di decente? In realtà ho trovato 15 barrel, che non sono poco, cioè tipo nel negozio la vendono a 30-40 monete, una quindicina di energia, quindi ci sta abbastanza. Andiamo con la cassa più grossa, molto più cattiva, mi chiede di aprirlo. 78, Penny e il primo ed infine Pocio. Non riesco ancora ad aumentarmi nulla, però un po' di monete ci stanno. Un po' di energia ci sta, andiamo avanti con queste piccole cassettine da schifo. Nita, Bull e due biglietti questa volta, non uno. Da schifo, che c'è proprio, c'è lo sputo, c'è il raschio all'interno. 18 monete infatti, Pam, Piper e anche un altro bonus, che sono altre 3 gemme, che a noi ci fanno molto molto comodo. Ok, signori miei, mancano 3 gemme, arriviamo a 400 gemme, ma questo non ci interessa nulla, detto sinceramente. E andiamo a 13 monete, un'altra Piper che tra un po' l'aumento. Oh, 25 Colt e infine un altro bonus, che sono altre 5 gemme. Ale, arriviamo sopra le 400 gemmettine. Ultima cassa da schifo, ultima cassa, e poi abbiamo la cassa un po' più grossa. Poi andiamo a shopparci un po' nel negozio. Vediamo un pochettino. Nita, Jessie, e Jessie sono riuscito a, posso aumentare in effetti. Cassa un po' più grossa, grosso ci piace. Attenzione, 3 oggetti. Penny, Bull, qualcosa di buono?
Shelly, abbiamo il bonus però. Oh, Shelly tra un po' la posso aumentare, stile, stile. Altri due biglietti, va bene. Sono arrivato a 26 biglietti, 1606 monete e 402 gemme. Ma non è tutto, perché posso aprirmi ancora quest'altra cassa Brawl, che in realtà è una cassa da schifo, però vabbè. Scialla, scialla. Che ti carichi? Ti carichi perché mi devi caricare di roba all'interno del baule, spero. Niente, l'apertura quasi mistica e poi niente di che, vabbè. Un pocio di schifo all'interno. È arrivato il momento di lasciare il like, perché 269 gemme, perché poi voglio capire perché 69, vabbè, ma questo poi è un altro discorso, verranno spese per sperare in un nuovo brawler. Ragazzi, mi dice nuovo brawler, spero che sia davvero un nuovo brawler, non che mi esca di nuovo Mortis e poi mi dia semplicemente l'energia per Mortis. Quindi, ti prego, ti metto pure il dittone gigante, così per fare il tifo quello grosso, faccio un tifo grosso. Vorrei pigiare col dittone grosso, ma non posso. Quindi andiamo e dopo vediamo di fare una partita, qualcosa simile. Vai! Tara si sblocca! Sì! Finalmente! Nuovo brawler! Significa davvero tante, 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 tante nuove coppe. Oltretutto è un brawler mitico, cioè significa che ci sta un bel po' di... E mia mamma, scusate un secondo. Devo andare a spegnere il brodo, giusto un secondino e torno subito. Ah, eccomi qui di nuovo da voi. E direi quindi di andarci a shoppare anche la mega cassa da 80 gemme. Dulcis in fondo, vediamo, già mi fremono le manine. Grandissima, 177 monete, molto utili. 12 il primo, ok. Pam, spero in qualcosa di meglio, detto sinceramente. 22 Shelly, che però ce la possiamo migliorare. Ottimo, altri 34 Colt e infine, dai! Niente, abbiamo una Nita, però ben tre bonus, un biglietto, oh oh, per 200 gettoni e infine 6 gemmettine, 6 gemmettine. Come vecchi tempi direi di fare anche uno showdown e velocizzarvelo, perché mi piacciono troppo i showdown velocizzati, di conseguenza vado con quella che attualmente è la mia preferita per gli showdown, ossia Pam, e niente, che vinca il migliore. Finale, signori miei, ho fatto in realtà due quarti posti e poi questa vittoria. Quindi ho per un totale di 7 e 4 sono 11 e 4 sono 15 coppettine in più, che direi che non fanno mai male. Giusto per sport, apro anche l'ultima cassa, mentre ovviamente vi chiedo di lasciare un bel like a questo video se questo video vi è piaciuto. Ed ovviamente iscrivetevi al canale per queste tanto ma tanto altro ancora. E nei 15 vediamo magari in un prossimo video. Ciao!